Buongiorno a tutti. Con quella di oggi iniziamo la seconda parte del corso di metallurgia, dove in qualche modo iniziamo ad affrontare un po' più da vicino gli aspetti più strettamente pratici della metallurgia stessa. Noi vi ricordo, nelle lezioni precedenti, nella prima parte del corso, abbiamo visto un po' di metallurgia strutturale, abbiamo visto appunto i reticoli cristallini, le difettosità, come questi difetti interagiscono fra loro e danno luogo a variazioni anche importanti nella capacità di un materiale metallico di resistere a sollecitazioni meccaniche statiche, quasi statiche, dinamiche, periodiche, cicliche, resistere a sollecitazioni a temperature più elevate o a temperature più basse. Abbiamo visto insieme anche quello che avviene all'interno di una lega base ferro per quanto riguarda le trasformazioni in condizioni di totale reversibilità, cioè quindi effettuate mediante riscaldamenti o raffreddamenti molto molto lenti, ma vi ricordo anche, vi ho detto già, che questo tipo di situazione, cioè il fatto che la trasformazione avvenga mediante riscaldamenti o raffreddamenti molto molto lenti, è per quanto riguarda comunque l'industria siderurgica un caso pressoché ideale, o può in qualche modo rappresentare casi molto rari applicativi. Solitamente le condizioni di raffreddamento e di riscaldamento non sono affatto quelle per le quali è valido un diagramma di fase, quindi il diagramma di fase non dico che perde totalmente validità, ma certamente ne diminuisce via via sempre di più. Addirittura vedremo, scopriremo insieme facendo, affrontando i trattamenti termici, che effettuando ad esempio raffreddamenti a velocità di raffreddamento abbastanza elevate compaiono nuove fasi, fasi che all'interno del diagramma ferro-carbonio non ci sono, ma che in effetti nascono proprio per il fatto che la trasformazione non avviene attraverso più una serie di infinita di stati di equilibrio, ma avviene attraverso dei meccanismi, delle velocità di raffreddamento differenti, dei meccanismi che non sono più quelli di un reazione crescita, ma piuttosto appunto meccanismi differenti non diffusivi. Il riscaldamento di un materiale metallico coinvolge una serie di meccanismi di trasporto del calore. Ve li ricordo, in realtà li affronterete nel dettaglio in altri corsi: la conduzione del calore, voi sapete che appunto un metallo conduce calore appunto grazie alla peculiarità del suo legame chimico, la convezione è un trasporto di calore legato a un moto di massa del fluido all'interno del quale il metallo si trova, sia fluido sia esso a liquido, sia esso un gas o un vapore, un gas sostanzialmente, e il raggiamento. Ovviamente il pezzo interessato si riscalda, qui aggiungerei anche si raffredda a partire dalla superficie esterna. Cioè, ricordiamoci sempre che noi, quando parleremo di un pezzo materiale sottoposto a un trattamento termico, non parleremo mai di un punto materiale ideale, cioè di un oggetto privo di dimensioni, privo di massa, privo di quelle peculiarità che fanno appunto un oggetto reale, ma parleremo sempre di un oggetto che avrà una certa dimensione. E voi capite bene che, per esempio, fra questo oggetto qua, ad esempio una sfera, facciamo sempre uno spicchio per far capire una sfera, oppure quest'altro oggetto, ovvero un cilindro, una sfera o una lastra, un foglio addirittura, a parità di volume coinvolto possiamo avere superfici di scambio anche molto diverse. E capite bene che un pezzo, un oggetto meccanico, quanto più ampia è la sua superficie di scambio, tanto più rapidamente riesce a subire tutte le transizioni di temperatura che impongo dall'esterno, sia essi riscaldamento o raffreddamento, senza una grande inerzia. Perché è chiaro che io qui, per esempio, in questo caso, ipotizzando di essere a pari volume fra questo foglio e questa sfera, ad esempio, è chiaro che il punto che sta, ipotizziamo, al centro del foglio qua dentro, all'interno, ma questo foglio non ha abbastanza spessore da comportare un'inerzia termica molto elevata, e avremo che il cuore di questo oggetto comunque subirà una storia termica molto simile alla sua superficie, in un punto lontano. Se io faccio per storia termica, cosa intendo? Intendo un qualsiasi diagramma temperatura-tempo in corrispondenza di vari punti. Potremmo prendere un punto 1 e un punto 2, ad esempio. Lo stiamo, ad esempio, raffreddando. Bene, il punto 1, questo punto al cuore di questo foglio, può avere questo andamento qui. Il punto 2, ma avrà un andamento praticamente sovrapposto. Cosa molto diversa, posso osservare magari mediante termocoppie o quello che vi pare, se vado a fare un'analisi termica dell'evoluzione della temperatura nel cuore di questa sfera oppure sulla sua superficie.
perché per esempio se appunto tracciamo ancora il diagramma temperatura-tempo relativo alla sfera nei due punti 1 e 2, il punto 2, quello a ridosso della sfera, avrà una storia termica caratterizzata da una grande risposta, una veloce risposta rispetto a variazioni termiche esterne. Se io questa palla calda, magari a 1000 gradi, la butto in acqua, acqua fredda a 20 gradi, questa superficie raffredderà molto rapidamente, d'accordo? Ma il suo cuore resterà calduccio, con l'effetto pomodorino da Fantozzi sostanzialmente, fuori freddino e dentro molto caldo. Il cuore invece, con un'inerzia che dipenderà molto dalla conducibilità termica del nostro oggetto, potrà avere per esempio una strada di questo tipo. Quindi questa qui è l'andamento del punto 2, questa qua è l'andamento del punto 1. D'accordo? Quindi è chiaro poi che questo spread, questa variazione, è quanto più aperta o chiusa a seconda delle caratteristiche fisiche del nostro metallo, del nostro materiale. Quindi avremo una inerzia, quindi se il materiale ha un'enorme conducibilità termica, ad esempio, questo punto 1 e questo punto 2, scusate, queste due curve saranno molto più ravvicinate rispetto invece all'apertura che possiamo avere nelle curve relative a un materiale che abbia una conducibilità termica molto 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 più ridotta. Quindi il problema dell'analisi della variazione della temperatura da punto a punto in un oggetto di cui conosciamo con certezza certamente l'evoluzione dello strato superficiale, quello lo riusciamo a misurare con una certa facilità, anche perché poi sostanzialmente è quello che noi riusciamo ad imporre. Se noi prendiamo un oggetto, lo mettiamo in un forno a 1000 gradi, gli stiamo imponendo una temperatura al contorno ben precisa. Il resto dell'oggetto nel tempo, con una caratteristica temporale che dipenderà dal materiale stesso, evolverà verso la temperatura, basta aspettare un tempo sufficiente. Viceversa, se lo stesso oggetto caldo lo butto in acqua, lo metto in un metallo liquido, un mezzo raffreddante, non deve essere per forza acqua. Il sodio a 273 gradi diventa liquido e quindi può essere utilizzato per raffreddare oggetti caldi, ovviamente non sotto i 273 gradi, se no solidifica anche lui in sodio. Bene, un altro aspetto fondamentale che va assolutamente sottolineato, l'abbiamo già accennato all'inizio del corso, ma vorrei risottolineare un'altra volta, è il fatto che gli oggetti, variando la temperatura, tendono a variare le loro proprie dimensioni. Questo già lo conoscete attraverso la relazione epsilon, dilatazione ad esempio lineare, è uguale a un alfa per delta t, dove alfa è il coefficiente di dilatazione termica. Questo cosa ci dice? Che se io per esempio ho un oggetto molto semplice, non c'è un cancellino, se io ho un oggetto molto semplice, dove? Ma forse sta nascosto dietro. Grazie. Se ho un oggetto molto semplice, sospeso nel vuoto, per esempio un oggetto che abbia una dimensione molto più estesa delle altre due, per esempio pensiamo a un cilindro, sospeso nel vuoto, magari qui abbiamo un fornellettino con tante fiammelle e questo oggetto sospeso nel vuoto si riscalda, quindi stiamo applicando un riscaldamento uniforme su un intero tratto di questa che potrebbe essere, chiamiamola trave anche, insomma comunque un oggetto lineare, vediamo che questo oggetto riscaldandosi, quindi variando la propria temperatura di un delta T, tenderà nel vuoto, appeso per aria senza alcun contatto con il mondo esterno, ad allungarsi. Secondo la relazione che abbiamo visto un attimo fa, è uguale alfa delta T. Vi ricordo, abbiamo già detto all'inizio del corso, ma lo ricordiamo un'altra volta, se ciò viene in qualche modo impedito, abbiamo la nascita di una sollecitazione interna. Sollecitazione interna che può portare a sforzi anche molto elevati. Quindi non è che è una sollecitazione trascurabile. Se io questo punto qua lo vincolo in maniera rigida con un muro e vincolo anche quest'altro in modo tale da rendere impossibile qualunque forma di dilatazione, questa risulta impedita e avrò, se il pezzo si deforma in campo elastico, una sigma che sarà pari alla epsilon
alfa delta t per che cosa? Per il modulo di Young. Ma attenzione, questo è valido solo se la sollecitazione è in campo elastico, certo, qui. Perché se per caso la dilatazione che viene imposta non è in questo range qui, ma va qui sopra, la legge costitutiva, che qui ricordo essere quella legge che ci lega alle deformazioni con le sollecitazioni interne del pezzo, diventa un'altra. Ricordo quella dell'incrudimento, sigma uguale k per epsilon alla n, d'accordo? E così via. Ed è chiaro quindi a questo punto non possiamo più fare questa semplice sostituzione, ma per esempio utilizzare la relazione sigma uguale k epsilon alla n, diciamo, pare che fossero questi, sostituire epsilon alfa qui dentro diventa più complicato, d'accordo? Ma insomma, quello che va sottolineato è il fatto che riscaldamenti più o meno omogenei, cioè un materiale, comportano dilatazioni termiche anche abbastanza importanti. Dilatazioni termiche impedite fanno nascere all'interno del pezzo delle tensioni interne. Tensioni interne che sono estremamente, possono essere anche piuttosto importanti. Vediamo di applicare questo concetto che abbiamo appena raccontato qui nel caso di un riscaldamento, parliamo di un raffreddamento di un oggetto caratterizzato da una certa massività. Cos'è la massività? Trovate questa definizione con una certa difficoltà. La massività è un parametro tecnologico, potremmo chiamarlo, dove in realtà si tiene in considerazione contemporaneamente sia la quantità di massa che è presente, sia la superficie di scambio che questo oggetto ha disponibile. Facciamo un esempio: la sfera che abbiamo visto prima è un oggetto sicuramente più massivo, più concentrato in se stesso rispetto a un foglio, perché il foglio a parità di massa ha una superficie di scambio molto più estesa, d'accordo? Quindi un pezzo massivo è un pezzo che scambia calore con una certa difficoltà rispetto al mondo esterno, sia in ingresso che in uscita, perché ha una superficie di scambio. Ragazzi, cos'è tutto questo fermento? Ditemi anche a me. Prego, venga, non sia timida, venga, non c'è nessuna difficoltà, venga, l'acqua in abbraccio aperto. E non siete timidi, insomma, venite con piacere, insomma. Prima vi distraggo, perdo il filo, una questione di perdita di attenzione. Vi dicevo, tornando al discorso relativo a un pezzo massivo, cioè un pezzo che ha quindi una certa inerzia nelle trasformazioni di temperatura a seconda del punto in cui stiamo considerando, bene, variazioni di temperatura certamente possono comportare la nascita di tensioni interne per dilatazioni termiche differenziali impedite. Vediamo per esempio un oggetto semplice, come ad esempio il cilindro che vediamo lì. Un cilindro, si prende un cilindro perché viene abbastanza semplice il discorso che vi sto per fare, ma si potrebbe prendere qualunque altro oggetto, sarebbe solo più complicato dal punto di vista grafico descriverlo. Cilindro a temperatura ambiente, lo riscaldiamo. Il nostro problema non è capire, una volta arrivato a regime, a 1000 gradi, quanto sarà lungo questo oggetto. Quello è un altro problema, un problema di tolleranze, un altro tipo di problema. Il problema delle tensioni interne è quello relativo al fatto che lo straterello che sta più in superficie, immaginate appunto questo discorso di farlo come una sorta di corona cilindrica all'interno di questo oggetto qui, ha una storia termica differente rispetto al cuore, al nocciolo di questo cilindro, perché risponde molto più rapidamente alle transizioni di temperatura, perché l'ambiente esterno a 1000 gradi sta qua fuori e il cuore invece, prima di risentire al regime, arriverà anche lui a 1000 gradi, ma ci metterà un po' di tempo, un tempo superiore rispetto appunto allo strato superficiale. Questo vuol dire che cosa? Che nel transitorio, quindi in quel periodo di tempo che va dall'inizio del nostro riscaldamento fino al momento in cui tutto l'oggetto sta a 1000 gradi ad esempio, abbiamo che cosa? Che ogni straterello del nostro cilindro ha una temperatura differente, no? Che può andare dai 1000 gradi identici a quella temperatura ambiente a cui ci siamo trovati fino al, ipotizziamo, 20 gradi nel cuore del pezzo. È un assurdo, d'accordo? Sto facendo un esempio molto spinto, non è mai così, ma può essere così, insomma. Però per assurdo noi possiamo avere un gradiente di temperatura fra l'esterno e l'interno del pezzo. Immaginate l'istante in cui mettete il pezzo all'interno, la superficie va immediatamente a 1000 gradi, se il vostro forno sta a 1000 gradi, ma il cuore è ancora freddino, d'accordo? Questo che vuol dire? Che straterello per straterello, diciamo
immagino una sorta di cilindro fatto con una specie di serie di una cipolla, una cipolla cilindrica, d'accordo? Ogni strato avrà la sua temperatura e ogni strato tenderà a fare questo, tenderà a deformarsi. Ipotizziamo per un istante che ogni straterello che stiamo considerando possa muoversi in modo autonomo, una sorta di telescopio, avete presente i telescopi che sono fatti? Ognuno, ogni strato del nostro oggetto cilindrico si possa espandere più o meno come vuole. La deformata durante il transitorio sarebbe questa, d'accordo? Qui ovviamente abbiamo una sezione, d'accordo? Ma immaginatelo tridimensionale, avete una sorta di coppa sopra e sotto, perché lo strato più esterno è più caldo dello strato più interno, essendo più caldo è più lungo. Nell'ipotesi assurda che ogni strato si possa deformare come più gli pare e piace. Va bene? Questa ipotesi però, come voi sapete bene, in un cilindro, se avete un cilindro di metallo, non è rispettata, perché noi invece abbiamo che per avere la contiguità fisica fra i vari punti del metallo, per avere il pezzo rotto, noi abbiamo che istante per istante l'oggetto deve avere la stessa lunghezza, cioè non si può formare una deformata di questo tipo qua. L'oggetto istante per istante deve avere la stessa dimensione, cioè complessivamente lui rispetterà questa relazione, ma in effetti questa epsilon risulterà una sorta di media rispetto a tutte le epsilon relative a tutti gli straterelli. Nel transitorio sto parlando ancora, d'accordo ragazzi? Perché poi a regime, quando tutto va a 1000 gradi, la cosa è diversa. Ma se io impedisco le dilatazioni termiche differenziali fra il cuore del pezzo e la superficie del pezzo, io non faccio altro che far nascere all'interno del mio pezzo delle tensioni interne. Allora, la nostra deformata del nostro sistema è chiaramente una media fra la deformazione del cuore e la deformazione della superficie, giusto? Fatemi sicuro la testa? Grazie. Benissimo, ma allora se è una media vuol dire che lo strato più esterno vorrebbe essere più lungo di quanto non è la media e lo strato più interno dovrebbe essere un po' più corto di quanto non è la media. Il che vuol dire che cosa? Io come faccio a far diventare più corta una cosa che vorrebbe essere più lunga? La devo comprimere. Come faccio a far diventare un po' più lunga una cosa che vorrebbe essere più corta? La devo allungare. Cioè nel transitorio il fatto di avere una temperatura differenziata tra cuore e superficie fa nascere uno stato di tensione interna di compressione sulla superficie e di trazione sul cuore. Vi aggiungo un altro dettaglio. Dato che questo oggetto, vedete, è sospeso nel vuoto, non c'è nessuna sollecitazione esterna, è valida istante per istante questa relazione. La sommatoria delle sollecitazioni deve essere nulla. Il che vuol dire che cosa? Che la quantità di forza che abbiamo che agisce sullo strato più esterno a compressione deve pareggiare lo sforzo a trazione della parte interna. Per cui, dato che la parte interna più freddina è molto più estesa della parte superficiale più calda, vuol dire che lo stato tensionale a compressione esterno è molto più intenso dello stato a trazione nella parte centrale. Il profilo delle sigma durante il transitorio di un oggetto che si sta riscaldando di forma cilindrica diventa questo. Analogo, è assolutamente analogo, ma dovete cambiare il segno delle cose di cui state parlando nel caso in cui voi abbiate lo stesso oggetto a 1000 gradi e lo mettete in un posto freddo. A questo punto il transitorio non è più in riscaldamento ma è in raffreddamento, ma il concetto è esattamente lo stesso analogo. Durante il transitorio avremo la nascita di uno stato di trazione piuttosto intenso sullo strato superficiale e la nascita di uno stato di compressione all'interno del pezzo. Notate che se durante questi transitori non ho alcuna rottura, al termine del raffreddamento, per quello che ho appena detto, in realtà le sigma interne sono nulle, il pezzo ritorna a temperatura ambiente alle sue dimensioni iniziali, sempre nel caso che io istante per istante non abbia mai superato nel mio pezzo in nessun punto qualche sigma di rottura, perché sennò questo qui può comportare che il pezzo si rompa, cosa che avviene in trattamenti termici. Se io prendo un oggetto e lo raffreddo troppo rapidamente,
magari nel caso di una forma un po' strana eccetera, posso avere rotture improvvise del pezzo durante il raffreddamento del pezzo stesso. Notate, in quello che vi ho appena raccontato io vi ho solo portato degli aspetti, diciamo, fisici del problema, cioè non vi ho messo in nessun punto aspetti metallurgici, trasformazioni allotropiche, precipitazioni di carburi, nitruri, eccetera. Stiamo solo parlando dell'effetto dell'alfa uguale, epsilon uguale alfa delta t, nel caso in cui le epsilon localmente siano impedite. Domande? Prego. No, per tutti, questo è la cosa fondamentale da capire, è che vale nel transitorio. Perché se consideriamo il verso con una linea, comunque le tensioni residue. Per il momento stiamo parlando di un oggetto semplice, di un cilindro, una sfera, qualcosa di praticamente ideale da questo punto di vista. Cioè, se lei ha, per esempio, una cricca, immagini di avere a che fare con una cricca o un intaglio, basta un intaglio, non è necessario essere una cricca. Per esempio qua, la parte superficiale, abbiamo uno sforzo a trazione molto molto intenso, boom, il pezzo si può rompere. Infatti è quello che succede, esattamente quello che succede. Infatti lei proprio praticamente, non voglio dirle già che avviene proprio questo, perché in realtà noi dobbiamo cercare di scindere due effetti differenti, l'effetto fisico, diciamo, con l'effetto metallurgico, perché molto spesso in certi raffreddenti piuttosto rapidi si aggiungono anche delle trasformazioni del nostro metallo che diventa un'altra fase, nelle trasformazioni in altre fasi, che molto spesso sono anche molto fragili, quindi tutto questo effetto si incrementa, insomma. Però quello che ho detto è corretto, cioè nel caso di una discontinuità, cricca, intaglio, quello che sia, se abbiamo la nascita di sforzi di trazione anche piuttosto intensi, questi possono interagire con gli intagli, con le cricche, e portare il pezzo a rottura, d'accordo? Però le dico subito, in campo reale, diciamo, nel caso reale, a questo effetto fisico si aggiunge l'effetto metallurgico, che appunto, per esempio, devo dire una parolaccia, la trasformazione martensitica, ancora non sapete che cos'è in realtà, però appunto la trasformazione di austenite in qualche cosa che nel diagramma di fase non vedete, perché la martensita è una fase, nel diagramma di fase non compare, in quanto è una fase che si ottiene solo per raffreddamenti molto rapidi, quindi non rappresentabili in un diagramma ferrocarbonico. Qualche altra domanda? Sempre focalizzandoci per la maggior parte del corso su leghe a base ferro, però vedremo che faremo anche un accenno su sul trattamento termico relativo a leghe a base alluminio, ma diciamo che per il 95% parleremo di leghe a base ferro, se essi nella maggior parte dei casi acciai, ma in parecchi casi parleremo anche di lise. Vediamo che possiamo classificare, è abbastanza arbitraria questa classificazione, ma è quella più estesamente adottata in campo appunto nella letteratura. Possiamo classificare i trattamenti in alcuni tipi di trattamenti in base anzitutto alla temperatura massima raggiunta durante il trattamento. Abbiamo due categorie fondamentali che sono i trattamenti termici che non prevedono, diciamo da sopra, che prevedono un riscaldamento a una temperatura superiore a una delle temperature critiche. Ricordo le temperature critiche, ne abbiamo viste già diverse, H1, H3, HCM. La H4 lasciamo perdere, nessun trattamento termico va così su. L'H4, vi ricordo, ci serviva sostanzialmente per delimitare il campo dell'austenite, ma poi, come vi ho detto, potevate scordarvela, tant'è che addirittura appunto abbiamo adottato. Preferiamo utilizzare il diagramma semplificato perché è più semplice da ricordare. Poi, trattamenti termici effettuati a temperature inferiori alle temperature critiche, e infine una tipologia di trattamento nel quale l'ambiente svolge un ruolo essenziale. Nei primi due, sostanzialmente, l'ambiente è inerte. L'ambiente non interviene, anzi si cura l'ambiente in molti casi in modo tale che abbia una reattività verso il metallo la più bassa possibile. Nel terzo caso invece, quello dei trattamenti termochimici di diffusione, lì vi ho citato la nitrurazione e la cementazione, cioè l'aggiunta in condizioni particolari di azoto, rispettivamente di azoto e di carbonio, ma ci sono decine e decine di altri, quindi non è assolutamente esaustivo questo elenco di trattamenti termochimici di diffusione. Si tratta di trattamenti nei quali, appunto, il nome stesso ci dà un grosso segnale, termochimico, c'è un aspetto termico importante, cioè la temperatura va gestita in modo molto accurato, un aspetto chimico, l'ambiente di trattamento è un ambiente nel quale dobbiamo appunto regolare l'attività in modo tale da avere appunto la capacità del nostro ambiente di apportare sul pezzo l'elemento desiderato, sia sul carbonio, sia sull'azoto, ma potrebbe esserci cromo, potrebbero esserci altri elementi che vengono a farsi depositare.
Per quanto riguarda il discorso relativo alla trasformazione di fase, parleremo sempre appunto di austenitizzazione. Cioè nel caso dei trattamenti termici a temperatura superiore a una delle temperature di trasformazione, noi prevederemo almeno una parziale, se non totale, sganciato se rotto qualcosa. Sì. Cambi. Sono mortali. Sì, sì, no, no, finiamo, insomma. Perché è una sedia. Sono fatte per essere leggere, leggiare. E l'austenitizzazione appunto prevista o completa o parziale, ed è una fase sostanziale perché è quella che poi potrà influenzarci notevolmente il risultato finale del nostro trattamento termico stesso. Vediamo che questa austenitizzazione in realtà è molto semplice, almeno a livello procedurale, poi vedremo che appunto alcuni aspetti andranno curati con una certa attenzione. Con calma, ragazzi. Vabbè, non vi siete persi molto, è tutto registrato, quindi accumulare. Quanto era grossa sta pizza? Prego, prego, accomodatevi. Scusi, questo va. Lui va. Prego. Come? Vi dicevo appunto, una prima fase di riscaldamento a temperatura superiore almeno all'H1 sostanzialmente, se poi è superiore anche all'H3 prevederemo una completa austenitizzazione, con condizioni di trasformazione, di trattamento che dipenderanno sostanzialmente dalla composizione chimica dell'acciaio, ma non solo da essa, come vedremo fra poco. Parametri di austenitizzazione. Ora qui noi faremo spesso riferimento al diagramma ferro-carbonio, non perché esso sia di utilizzo pratico, perché io vi ricordo sempre il diagramma ferro-carbonio è un diagramma che ha una sostanzialità, una realtà solo per una lega ideale binaria, quindi una lega con cui voi non avrete mai a che fare, ma ci servirà per definire dei concetti che poi voi dovrete ovviamente traslare nei casi reali. Cioè quando noi parliamo di un andamento dell'AC con 3 e AC con 1, vi ricordo che il pedice C sta per sciofage, quindi è in riscaldamento. Bene, vi sto dicendo che cosa? Che fino all'odettoide devo stare sopra alla temperatura di completa austenizzazione, dopo l'odettoide mi accontento di una parziale austenizzazione, questo significa, d'accordo? Quindi poi prendendo una lega reale, a seconda che essa sia ipotettoidica o iperotettoidica, sceglierò temperature di austenizzazione differenziate, ma questo lo vediamo fra un attimo. Vi dicevo, anzitutto l'austenizzazione, vi ripeto, è un riscaldamento, permanenza e raffreddamento, quindi una cosa sequenzialmente piuttosto semplice, ma dobbiamo ovviamente cercare di capire a cosa serve e come si fa. Anzitutto il parametro fisico fondamentale, anzi i due parametri fisici fondamentali sono temperatura di austenizzazione e durata dell'austenizzazione, cioè tempo e temperatura. Perché questi? Beh, non ci scordiamo da cosa stiamo partendo. Esempio, abbiamo un acciaio al carbonio con lo 0,3% di carbonio, è un acciaio ipotettoidico, costituito fondamentalmente da ferrite e perlite a temperatura ambiente. Riscaldiamo il pezzo, lo dobbiamo portare per esempio qua, quindi saranno 900 gradi ad esempio. Bene, è chiaro che dovremo aspettare del tempo nel forno. Perché? Anzitutto dobbiamo far sì che il transitorio sia completo sia nel cuore che nella superficie del pezzo, per i motivi che vi ho detto prima. Poi inoltre dobbiamo anche aspettare che il processo di nucleazione e crescita, che fa distruggere la struttura ferrito-perlitica e ci la trasformi in austenitica, perché io vi ricordo la reversibilità di queste trasformazioni, quelle che abbiamo visto in raffreddamento, vi ricordate, dell'austenite ottenevamo un afferrito per lite, in realtà sono valide anche in riscaldamento, no? Benissimo, dobbiamo consentire al processo di trasformazione di avvenire, dobbiamo permettere all'austenizzazione di essere completa. Attenzione, non bisogna aumentare troppo la durata della austenizzazione, se no, oltre ad avere la formazione della grana cristallina austenitica, cubico faccio entrate, rischiamo di avere anche l'ingrossamento del grano. Come vedremo fra un po', questo è negativo per vari motivi, per cui questo ce lo teniamo come indicazione tra qualche secondo. La situazione ad alta temperatura
è caratterizzata sostanzialmente da questi due parametri. Cominciamo subito dal secondo, che è più semplice da raccontare: la dimensione del grano steinitico. È chiaro che cosa? Beh, quanto più è grosso il grano steinitico ad alta temperatura, tanto peggio sarà il risultato al termine del raffreddamento. Perché? Beh, dobbiamo ricordare una cosa fondamentale nelle trasformazioni che hanno luogo per nucleazione e crescita. L'abbiamo già visto quando abbiamo commentato il diagramma, per esempio, binario AB con la quella di smisciamento. Lo discutiamo qua anche un'altra volta. In realtà, se ci troviamo ad alta temperatura, una grana cristallina fatta così, gamma, e ci troviamo, se no, a una grana cristallina fatta così, con gamma molto più grandi, io vi ricordo che nelle trasformazioni che hanno luogo per nucleazione e crescita, i siti preferenziali della trasformazione sono il bordigrano e i giunti tripli. Quindi praticamente tanto più è fine la microstruttura di partenza, tanto più fine sarà la microstruttura di arrivo. Permanere troppo ad alta temperatura vuol dire ingrossare il grano in queste dimensioni qui e rendere quindi presumibilmente la struttura finale del nostro acciaio al termine del raffreddamento assolutamente inaccettabile. Signori un po' più attenti. Composizione chimica media dell'austenite. Qual è il problema? Ve lo ricordo. L'austenite è cubica facce centrate. Il cubico facce centrate è una delle reticoli cristallini caratterizzate da una maggiore densità, ma dalla presenza di un vuoto centrale piuttosto grande. Il che vuol dire che cosa? Vi ricordo ancora? Vuol dire che tende sostanzialmente a solubilizzare abbastanza bene sia elementi interstiziali, quelli in sostituzione, vabbè, non ci sono grosse difficoltà, ma tende anche ad avere grosse difficoltà nella diffusione degli elementi. Vi ricordo che nel caso in cui la diffusione sia difficoltosa, abbiamo il problema del fatto che durante qualunque trasformazione si possa avere, possa aver luogo una segregazione locale, una microsegregazione, una liquazione degli elementi chimici. Cioè, quel discorso che facemmo durante questo grano cristallino gamma, quel discorso che facemmo in occasione del commento della solidificazione di un grano con zone arricchite in maniera differenziale fra cuore e superficie, con gli elementi più basso fondenti più ricchi in superficie sull'esterno del grano rispetto agli elementi alto fondenti presenti più nel cuore, nel caso dell'austenite è una situazione abbastanza realistica, può avvenire con una certa facilità. Quindi attenzione, l'austenite in realtà ha grosse difficoltà nell'essere totalmente omogenea. E quindi questo che cosa vuol dire? Che se io ho ad esempio un acciaio con lo 0,2% di carbonio, in effetti ad alta temperatura in campo austenitico questo 0,2% è solo un valore medio, ma il punto rappresentativo in realtà del nostro acciaio non sarà un vero e proprio punto rappresentativo, ma piuttosto sarà una zona più o meno ristretta a seconda della omogeneità chimica del nostro acciaio stesso. Che influenza hanno gli elementi di lega? Vi ricordo l'influenza principale, abbiamo già visto quando discutemmo l'influenza degli elementi lega negli acciai, che era quella appunto relativa al carattere alfagero o gammaggio degli elementi. Gli elementi gammageni ci espandono la stabilità del campo austenitico, vi ricordo il nickel, il carbonio stesso è un elemento gammageno, vi ricordo il manganese, ma se troppo numerosi vi comportano il fatto che la temperatura di completa austenizzazione possa arrivare anche a quell'ambiente. Caso dell'elemento della cucina di casa vostra, l'acciaio inossidabile austenitico è un acciaio cubico facce centrate a temperatura ambiente. Bene, altro aspetto fondamentale degli elementi di lega durante il processo di austenizzazione è quello relativo all'affinità verso il carbonio dei vari elementi. Molti elementi tendono a formare carburi con il carbonio. Mi viene in mente il ferro stesso, perché di fondo F3C, la cementite, non è altro che un carburo, no? Mi vengono in mente il cromo, il molibdeno. Questi elementi tendono a formare dei carburi con il ferro del tipo M23C6, dove per M intendiamo un miscuglio di cromo, molibdeno, ferro, 23C6. Attenzione che spesso abbiamo anche il nickel. Quest'altro lo devo dire in maniera un po' più forte rispetto all'altra volta. Il nickel nel ferro non può
formare carburi, in quanto la sua affinità chimica verso il carbonio è più bassa rispetto a quella del ferro, che vuol dire che se io riscaldo il pezzo e consento ai moduli diffusivi di muoversi, formerà il carbonio, formerà carburi con il ferro, ma non con il nickel. Ma attenzione, i carburi di nickel di per sé possono esistere, ma non quando è presente il ferro, perché il ferro va a formare carbonio, carburi invece del nickel stesso. Quindi il nickel non forma carburi assolutamente, quindi non ha affinità chimica per il carbonio né il ferro, cioè ha un'affinità chimica per il carbonio inferiore rispetto a quella della matrice del ferro stesso. Per quanto riguarda la temperatura alla quale tipicamente l'austenizzazione ha luogo, questa dipende molto dal carattere dell'acciaio che stiamo considerando. Ovviamente qui vediamo una differenziazione sulla base del diagramma ferro-carbonio, cioè nell'ipotesi ideale di una lega binaria, ma questi discorsi ovviamente dovete anche poi poterli trasporre su un acciaio reale, quindi dovremo parlare più che dello 0,77% di carbonio come limite, piuttosto dovremo parlare di acciaio ipotettoidico o iperotettoidico, a seconda sostanzialmente della microstruttura dalla quale stiamo partendo e quindi dalla composizione chimica che il nostro acciaio ha. Nel caso dell'acciaio ipotettoidico osserviamo che la temperatura di austenizzazione ottimale è all'incirca intorno a una cinquantina di gradi superiore alla temperatura di AC3. Perché questa cinquantina di gradi? Beh, perché vogliamo anzitutto essere sicuri di superare in tutti i punti del nostro pezzo la temperatura di austenizzazione, perché vi ricordo che un acciaio austenitico è un acciaio che può avere differenze di composizione chimica anche abbastanza importanti per il discorso che ho detto prima della cattiva diffusività degli elementi. E poi perché si è visto che con 50 gradi sopra riusciamo a ottimizzare la permanenza ad alta temperatura, consentendo una completa generazione della grana cristallina austenitica e riducendo i rischi di ingrossamento del grano eccessivo, ovviamente controllando ben strettamente i tempi di permanenza a quella temperatura. Caso un po' diverso nel caso di acciai iperotettoidici, che lì vediamo indicati nel caso di una lega binaria con appunto tutte quelle leghe binarie che hanno un tenore di carbonio superiore allo 0,77%. Notate, in questo caso abbiamo una temperatura ottimale di austenitizzazione che è 50 gradi circa al di sopra di AC1, il che vuol dire che cosa? Che si rinuncia a solubilizzare la cementite secondaria e si permane quindi durante la fase di austenizzazione in una situazione di austenizzazione parziale. Il risultato finale non sarà più quello ottimale, ma avremo tutta una serie di difetti. Che vuol dire che cosa? Io vi ricordo qual è la struttura di un acciaio iperotettoidico che si è raffreddato lentamente. Vi ricordo che erano sostanzialmente delle zone perlitiche circondate da un guscio di cementite, uno schifo, d'accordo? Vabbè, così. Queste cementite, ricorda, cementite secondarie andava a fare un guscio intorno alle zone perlitiche, riscaldando per austenizzare in campo AC1 più 50 gradi, io in pratica solubilizzo questa perlite, distruggo questa perlite, la faccio diventare austenite, questa ridiventa austenite, questa pure, ma la cementite secondaria resta a formare i gusci intorno all'austenite. Ricordo, la cementite è molto fragile e quindi questo qua avrà un effetto deleterio sul comportamento finale del nostro acciaio. Perché questa scelta? Sembrerebbe masochistica. In realtà c'è un motivo ben preciso per il quale si evita di andare a temperature troppo elevate. Notate l'andamento, una spiegazione la potete vedere parzialmente nel diagramma ferro-carbonio, poi in realtà l'acciaio reale ha problemi ancora peggiori. Se osserviamo insieme il diagramma ferro-carbonio, c'è un problema. Se noi ci trovassimo con una lega ideale, assolutamente omogenea, senza alcuna segregazione, in effetti questo problema non sarebbe evidente. Noi abbiamo un acciaio, per esempio, all'1,5% di carbonio. Sappiamo che la temperatura di austenizzazione completa è qua sopra, 50 gradi più, ed è qui. Non sembrerebbe un grosso problema. Però abbiamo due problemi. Il primo, il controllo dei forni non è assolutamente perfetto, specialmente per pezzi molto grossi. Immaginate dei forni per trattamenti termici, soggetti grandi, possono essere molto più grandi di questa stanza. Quindi capite bene, controllare punto per punto
la temperatura di un forno molto grosso deve andare magari a 1000 gradi, non è banale, è un problema abbastanza importante. Ma anche questo, dite, vabbè, basta spendere, alla fine si controlla tutto. C'è il problema della segregazione degli elementi chimici. Cioè, vi ho detto prima, io dico 1,5% di carbonio, ma poi in realtà io avrò delle zone che avranno un po' di più, delle zone che avranno un po' di meno. Quindi qual è la temperatura di vera ossidizzazione? Beh, io devo essere certo, se voglio fare una completa ossidizzazione, di andare in campo di completa ossidizzazione in tutti i punti del nostro acciaio, cioè anche in quelli che hanno una concentrazione di carbonio un po' più alta. Insomma, ve la faccio breve. Il problema relativo alla segregazione, il problema relativo al controllo del forno, comporta il rischio di avvicinarsi pericolosamente alla temperatura teutettica. Cioè, in qualche punto del metallo noi abbiamo il problema di un rischio di diffusione locale, di ottenere quello che viene appunto chiamato acciaio bruciato. Questo rischio diventa ancora maggiore nel caso di acciai reali, quelli in presenza di solfuri e compagnia bella. La presenza di zolfo, ad esempio, comporta molto spesso la formazione di solfuri basso fondenti, cioè noi crediamo di lavorare in condizioni di sicurezza, ma il nostro acciaio in realtà localmente sta fondendo. Fra l'altro poi raffreddando, ovviamente ridiventa solido, non ci accorgiamo, ma il pezzo posto in opera si spacca fragilmente in modo immediato. D'accordo? Quindi qual è il problema? È il problema dell'acciaio iperotetto idrico, la presenza delle temperature eutettica, che eutettico è per definizione una temperatura di bassa fusione, d'accordo? Per il quale noi non possiamo, non è consigliabile andare, se non casi particolari che vedremo più avanti, ma dove appunto il rischio deve essere preso consapevolmente, non possiamo andare a temperature troppo elevate dove si rischia una possibile locale fusione con bruciatura del pezzo. Un pezzo bruciato può solamente essere rottamato e rifuso, non potete recuperarlo in alcun modo. Quindi capite bene che, dato che ci troviamo alla fase finale, perché il trattamento termico viene fatto praticamente quando il pezzo è finito, salvo poi piccole finiture, ma insomma sostanzialmente il pezzo è finito, avete speso moltissimo per ottenere quel pezzo e rischiate appunto semplicemente di doverlo rottamare. I tempi, abbiamo detto molto sulla temperatura, due parole sul tempo. È chiaro che il tempo è sempre ottimizzato in base alla forma del pezzo, alla potenza del forno, tutta una serie di parametri, per far sì che l'ostinizzazione sia completa, o nel caso del libro detto idrico parziale, ma con una grana cristallina che non cresca eccessivamente. Perché noi certamente in questa situazione qua della grana macroscopica grossolana non possiamo accettare.